Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video del Gobbo Toscano. Questo è un video completamente diverso da quelli che faccio solitamente. Non è un video di calciomercato, non è un video di news, non è un video di post partita, pre partita, una live reaction, non è nulla di tutto ciò. È un video denuncia. Un video denuncia molto molto importante secondo me e credo anche per voi, ma da quello che immagino sarà un video guardato sicuramente da un decimo almeno degli spettatori rispetto a una bomba di calciomercato. Ecco, in questo video non vi chiederò di iscrivervi al canale, non vi chiederò di lasciare like, vi chiederò semplicemente di lasciare un commento e di dirmi cosa ne pensate della vicenda e dell'accaduto, perché queste sono cose che credo non debbano esistere nel 2024 in una repubblica quale siamo in Italia, in un paese in cui si parla tanto di libertà e si favorisce la libertà di determinati gruppi o orientamenti. Non vado a entrare nell'argomento perché non voglio parlare di politica, non voglio parlare di diritti dell'essere umano, ma voglio parlare di quello che è successo a me. Ecco, io ero qualche giorno fa, come vi raccontai, accennai brevemente in live, con mia figlia e mia moglie in giro per Rimini, no? Ero in giro per Rimini e avevo indosso la maglietta della Juventus, maglietta quella zebrata con i bordi gialli, no? Con scritto Alex dietro, cioè io, col numero 19, che è il giorno della mia data di nascita. Semplicemente spingevo il passeggino e alla mia sinistra avevo mia moglie, guardavamo le vetrine, scherzavamo, mangiavamo un gelato con la bambina e a un certo punto incrocio tre ragazzi, non so, saranno stati sulla ventina, 20, 22, 25 anni, intorno a quell'età lì, e sento fare, parlavano tra loro. All'inizio uno mi si accosta, mi passa accanto proprio col viso, vedo che mentre cammina e ci si sta incrociando mi si avvicina e mi fa: mamma mia, che schifezza. Io lì per lì non capii, no, cosa volesse dire. Poi dissi: porca miseria, sentendo l'accento prettamente campano, ma anche, quindi Napoli o dintorni, campano comunque, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, quindi probabilmente tifoso del Napoli, vedendo la mia maglietta della Juventus, ha questa reazione. A quella reazione, dopo qualche secondo, io continuavo a camminare, avevo fatto finta di niente, e mi giro, no, per dire: ma avrò sentito male, avrà detto a me, ma avrà detto per qualcosa. E loro tre erano tutti e tre fermi a ridere tra di loro e a guardarmi, a dirmi qualcosa nel loro dialetto, ovviamente campano. Io non sono riuscito a capire neanche una parola, ma questo ogni dialetto è a sé, no, non voglio fare un discorso territoriale. E al che io dico: allora, dentro la mia testa balena, no? L'idea che avessero realmente parlato di me, della mia maglietta. Allora in quel momento, sapete, mi viene distinto di rispondergli, mi verrebbe distinto di rispondergli, ma mi fermo. E in quel frangente di secondo mi passa davanti mia figlia, mia moglie, nella mia testa, no? E dico: ma se io gli rispondo, gli do un pretesto per ottenere quello che vogliono, perché loro volevano ovviamente una risposta, fermandosi dopo aver detto quel commento, fermandosi dietro di noi, volevano la risposta per poi poter attaccare briga. Poteva finire in una rissa, poteva finire semplicemente in delle offese, o anche addirittura in qualcosa di peggio di una rissa, perché non si sa mai, no? Ecco che allora ho detto: vabbè, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Cioè, andate avanti, questi continuavano a borbottare e finisce lì, ok? Quindi non è successo fondamentalmente niente, ma pensare che una mia reazione in quel momento, io potevo essere anche semplicemente nervoso per altre cose e mi sento dire: ma che schifezza, e lì per lì mi girano le scatole e mi dicono: oh, ma mai che vuoi? Già un mai che vuoi sarebbe stato l'input per accendere la miccia e fare il loro gioco. E che sarebbe successo? Sarebbe successo e ci avrebbero rimesso mia figlia e mia moglie, perché se io in una reazione ci rimetto perché mi vengono addosso un tre e se gli va bene mi danno anche due sberloni, se gli va bene, perché poi non è detto che il numero o la quantità faccia sempre la differenza, però se gli va bene mi fanno male.
Se gli va male, gli faccio male io. Ma chi se ne frega di questo? Ma se mi va male a me, fanno male a mia moglie e a mia figlia. Perché può succedere che io in un momento mi distraggo guardando uno e uno degli altri, lanciando qualcosa o sbracciando, possa prendere mia figlia o mia moglie. Poi sarebbe una scena che avrebbe vissuto mia figlia, no? Che la sta gattonando per casa, avete visto la testolina che passava di là, sopra una foa di peluche. Ma ecco, la cosa più importante di tutta questa vicenda, ve la faccio breve perché non voglio farvi un pippone, tanto so che a nessuno frega niente di queste cose, e questo è il problema, è purtroppo. Capisco, il mio è un canale YouTube prettamente juventino e calcistico, però bisognerebbe ascoltare anche determinate cose importanti, secondo me molto più importanti, come il discorso della violenza negli stadi. Cioè, fino a che noi... Cioè, io ero... Cioè, permettiamo certe cose... È assurdo, fino a che lo stato in cui viviamo permette certe cose è assurdo, perché parliamoci chiaro, non ero a Firenze con la maglietta della Juventus, e anche lì uno può avere la libertà di mettersela, però uno dice, ma tu sei scemo se vai a Firenze o a Napoli la maglietta della Juventus, ma sono a Rimini, al massimo si può arrabbiare un tifoso di Bologna se mi metto, o un tifoso di Rimini se mi metto la maglietta di Cesena, posso arrivare a capire quello, ma cosa c'entra quella della Juve? E poi mi attaccano tre che di Rimini non c'hanno nulla a che spartire. Cioè, prettamente, chiaramente campani, probabilmente vivono a Rimini, non lo so, probabilmente erano in vacanza, non lo so, c'era, sapete, il Rimini Wellness, quindi arrivava di tutto un po'. Però io dico, ma sarà possibile che io mi debba mettere a rischiare la mia famiglia semplicemente perché io cammino e passeggio con una maglietta della Juve, cioè che io non possa vestirmi come cacchio mi pare. E io dico anche, poi è andata bene in un certo senso perché davanti sti ragazzi hanno trovato uno, non un coglione, semplicemente un padre di famiglia che non ha nessuna intenzione di far casino e di mettere a rischio la vita della propria figlia, l'incolumità della figlia, della moglie e neanche di me stesso, perché comunque ho un lavoro, ora ho anche questa, diciamo, attività su YouTube, quindi... Non voglio perdere tutto perché mi devo ritrovare all'ospedale per 2 settimane con le costole rotte. Cioè, parliamoci chiaro. Ma io non capisco come ancora nel 2024 non si possa esprimere la propria libertà di pensiero indossando... Non è che ho indossato una maglietta tipo viva la Meloni o viva Salvini o da quella viva la Schlein o viva Pinco Pallo. No! Ho semplicemente messo la maglietta della Juve a Rimini, località turistica dove tutti hanno una maglietta della loro squadra, cioè quelli di Manchester, quelli di Brasile, quelli della Germania, quelli di Bayern, quelli di tutto. E io, che sono tifoso della Juventus, non mi posso vestire con la maglietta della Juve. Cioè, è veramente una cosa imbarazzante e preoccupante. Perché immaginatevi voi l'esempio che si dà ai nostri figli, no? No, non ti puoi vestire così perché sennò rischi le mazzate. Ma dove siamo arrivati? Rischi le mazzate in un territorio neutrale per tutte e due le squadre, Napoli e Juve. Rimini, cioè cosa c'entra? No, prendi le mazzate. Cioè, ragazzi, è una roba veramente vergognosa. Una roba veramente vergognosa. Quindi, detto questo, io vi invito a fare sempre come vi pare. Non andare a provocare, perché quello è sbagliatissimo, però non fatevi bloccare da ideologie sbagliate. Cioè, se volete, se avete speso dei soldi per comprarvi una maglietta che vi piaceva, che sia della Juve, del Milan, dell'Inter, di qualsiasi squadra, del Napoli, voi ve la dovete mettere e fate vedere come il credente cristiano va in giro con la collanina, col crocifisso, e il non credente non se la mette. Cioè, non è che se io non credo, non sono cattolico, vedo uno con la collanina con la croce, gli entra addosso e gli do una scaria di legnare. No, quando siamo? Dove siamo? Siamo un paese civile. E ancora oggi però ci sono questi problemi. Vergogna, veramente, vergogna. Vergogna per chi permette ancora queste cose. Perché ci vorrebbero strigliate qui da parte dei genitori, ma i genitori, se i figli sono in quel modo lì, sono sicuramente peggio. E in più... Cioè, ci vorrebbe un attimino un po' di stretta, no? Cioè, certa gente che è libero di andare in giro a fare danno, no? Come quando si parla delle baby gang in giro a Milano, piuttosto che a Napoli, piuttosto che in qualsiasi altri posti.
ragazzi, ma no, non hanno 18 anni, non si può fare nulla. Ma sbattili dentro lo stesso, sbattili dentro e vedrai che poi la volta dopo non la rifanno, perché chi la passa una situazione del genere, fidatevi, che di ritornare lì dentro non ha per nulla voglia. Ve lo dico perché lo so come funziona. Quindi cerchiamo di essere tutti un attimino un po' più tolleranti su queste cose, soprattutto per il calcio, per lo sport. Cioè, immagino se mi fossi messo una maglietta del basket di un'altra squadra piuttosto di quella che milita via Rimini, nessuno avrebbe detto nulla, perché in Italia purtroppo se il calcio diventa come una religione, come una fazione politica, è quello lo sbagliato, è quella veramente la cosa sbagliata. Comunque, che schifo, non c'è da dire più nulla, ragazzi, non vi annoio più perché so che la maggior parte di voi non fregherà nulla di questa cosa, ma per me era importante raccontarla, è importante far passare il messaggio che ognuno è libero di tifare la propria squadra. E qui parlo di calcio, se dovessi parlare del resto ce ne sarebbe tante da dire, ma parliamo e limitiamoci al calcio. Ognuno deve essere libero di poter tifare la propria squadra nel rispetto sempre dell'avversario. Fino alla fine forza Juve, a maggior ragione fino alla fine Gobbo Toscano. Ragazzi, siamo ancora qua, ancora non ci hanno buttato giù. Ciao a tutti e grazie.